Venga, buona donna. Ma sono tua moglie, Ugo. Oh, scusa, Pina, non ti avevo riconosciuta. Scherzavo. Ma cosa sei venuta a fare, scusa? Ero venuta a prenderti. È tanto che non andiamo al cinema o a guardare le vetrine. Al cinema? Oh, guardare le vetrine? Ma tu sei diventata pazza. Dai, a casa, monta. In fretta. Dai che perdo tutto. Dai, vai, veloce. Tutte le sere gli abitanti della città avevano come fantozzi la stessa frenetica urgenza di tornare a casa. Un posto libero! È mio! È mio! Mi scusi, ma ho fretta, Scusi, Buongiorno, come va? Le passo sopra il tetto della macchina. Ma si figuri, faccia! Arrivederci domani, Arrivederla, arrivederla! Vista! Pina, le chiavi, cavolo, le chiavi! E dai! E questo, signore? Ma che modi, maledetto! Le chiavi? Porca miseria! Dammi queste chiavi, dammi. Non me le potevi dare aperte, no? Dov'è quella giusta? Perché non ci metti qualcosa per riconoscerla? Ma mettici un colore, dipingile, no? Ma è Mariangela, Ugo, nostra figlia. Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina. Attento, ho messo la cera. Preavvisate, no? Dov'è quella cosa? Ho bisogno di quella cosa lì. Era sempre stato qui, era. Eccolo. Che po'? Hai fuoco. Da me. Si trattiene. Fantozzi, come tanti altri sventurati, era stato travolto da un nuovo mortale nemico, il telecomando. Era ormai come tutti un telecomando dipendente e durante una agghiacciante crisi di astinenza aveva anche stabilito il nuovo record condominiale. 380 cambi di canale in 26 secondi netti. Adesso basta! Lascialo! Te lo butto dalla finestra! Ti ammazzo! Meglio la morte! Lo riporto? A una certa della notte le famiglie si ritirano sconfitte. È l'ora critica, l'ora di proibito, di vietatissimo, di oroscopone, super porno show. Thank you.
Togliti le mutande! Togliti le mutande! Luca! No, Pina, no, no, non vorrei che tu pensassi che io e questa signorina... Oddio, chi è? Ecco, Pina, come ben vedi, io stavo dicendo le orazioni della sera con questo sacerdote. E alcune sere che lo seguo e dice delle cose estremamente interessanti, eh? E poi, non so, questo sacerdote fa veramente dei miracoli, sai, Pina. Pina, sai cosa ti dico? Che io questa sera mi sento uno strano fuoco dentro. Sai che io, se andiamo di là, sai che faccio? Io ti apro in due come una mela, Pina. Sì. No, no, non mi fare così, eh. Non cambia. Ma poi...